Oggi, diciamo, è una delle prime manifestazioni del programma così intitolato Natale Insieme, che l'amministrazione comunale assieme alla Prologhe e assieme ad altre associazioni del territorio stiamo svolgendo, incominceremo a svolgere per questo periodo natalizio. Oggi è la giornata delle macchine d'epoca. Sono venute persone da Napoli, Salerno e altre parti della Campania. E io ringrazio il presidente della Prologhe, Franco Napoletano, per l'impegno che sta dando a questa manifestazione e all'inizio di tutte le festività natalizie. Oggi siamo qua presso l'associazione Mosaico per la giornata Maggiolino Christmas e abbiamo pensato a questa giornata anche per far conoscere quello che è le sorgenti del Fizzo, l'acquedotto, e siamo ai piedi del Tabun, dove tutto nasce, e con l'associazione poi Mosaico, che stiamo già collaborando da tempo, ecco, l'obiettivo è quello di continuare a lavorare per la promozione di quello che è un patrimonio artistico culturale della Valle Caudina. La giornata è strutturata, ecco, con un giro poi a Ponte Carlo Terzo per poi arrivare ad Airola, dove sosterranno le macchine, e alle 17:30 poi c'è la visita al Museo del Telefono, che è in gestione della Prologo Airola Città, quindi concluderemo stasera, ecco, con questa visita al museo. La Prologo di Airola per domenica prossima, domenica 10, ad evento una giornata dedicata ai bambini e gli amici a quattro zampe. Abbiamo in programmazione una serata con canti e musica popolare, il pomeriggio animazione per i bambini, la mattina insieme ai bambini e ad alcuni ospiti dell'IPM, dell'istituto, in collaborazione con l'istituto di Airola, sfileremo una bandiera di 400 metri lungo tutto il corso di Airola. La bandiera per la pace. Stamattina siamo qui per presentare il nostro evento Maggiolino Christmas e soprattutto per promuovere il nostro territorio, che ha tanto da offrire. E nulla, speriamo di fare qualche evento in più quest'anno, tempo permettendo. La nostra associazione nasce nel 2016 appunto con l'intento di valorizzare il territorio ed il prodotto del territorio e l'enogastronomia. Il nostro intento è anche quello di sviluppare il turismo itinerante e stiamo cercando di mettere a disposizione un'area sosta camper e perché no anche in futuro un'area camping dove poter sostare durante i nostri eventi e durante la stagione estiva. Bella manifestazione questa mattina qui alle sorgenti del Fizzo e ci siamo spostati anche in territorio di Bucciano. Ringrazio naturalmente la Prologo di Airola nella persona del presidente Franco Napoletano, l'amministrazione comunale di Airola che ha inserito questo evento nel cartellone più ampio degli eventi natalizi. Come amministrazione di Bucciano non possiamo che essere fieri ed orgogliosi di manifestazioni come queste e siamo sempre pronti dal punto di vista immateriale a prestare un patrocinio, un sostegno a questo tipo di eventi. Per quanto riguarda invece l'impegno più concreto e materiale, questo evento giunge al termine di quello che è stato l'anno vanvitelliano, un anno che ha visto, devo essere sincero, una concreta sinergia tra le amministrazioni comunali dei paesi della Valle Caudina, in particolare dell'Associazione dei Comuni della Valle Caudina. Siamo sempre pronti, siamo disponibili e siamo al lavoro per sviluppare idee progettuali da inserire anche in una sorta di programmazione più ampia da presentare in Regione Campania, quello che una volta si diceva Master Plan Valle Caudina, al di là della denominazione, sarà un progetto che noi porteremo avanti e saranno le nostre proposte che faremo valere sui tavoli istituzionali sovracomunali.
Naturalmente il ringraziamento più sentito va a persone e associazioni, oltre che alla Proloco di Airola, come il Mosaico, che naturalmente dedicano anima e corpo alla promozione del territorio e alle possibilità di sviluppo di una idea turistica anche per la nostra Valle Caudina. Grazie alla Proloco di Airola, grazie al Presidente Franco che ci ha onorato questa mattina in occasione dell'organizzazione della giornata del Maggiolino, che ci ha portato tutta questa tantissima gente qui al nostro Museo del Presepe. Un grazie particolare va alla televisione che ci ha onorato di questa intervista. Praticamente ci troviamo all'interno del museo dove si sono esposti 5 grandi presepi. Stiamo lavorando anche al 6° presepe che sarà esposto all'esterno e è stato fatto un omaggio in occasione dei 250 anni della morte di Luigi Vanvitelli. Quindi stiamo costruendo i ponti della valle. Di più è stata realizzata un quadro sempre sui ponti della valle, un quintale e mezzo di argilla plasmato su questo grande schermo per la ricorrenza di tale occasione. E nel dire grazie è pochissimo, perché stiamo in attesa anche dei pullman che stanno per arrivare. Ormai il museo ha preso piede, quindi ben venga la gente, ben venga anche le scolaresche.